I miei tesori di Pasqua. Ciao, bentrovati, bentornati nel mio canale. Un bacio da Patrizia. Allora, oggi vi parlo dei profumi che sto selezionando per qualche giorno di vacanza a Pasqua, e sono anche profumi che trovo perfetti per la primavera. Se partite e andate qualche giorno fuori, sono felice per voi, e se restate invece a casa vostra cercate di godervi, insomma, questi giorni di pace e di tranquillità. Che sia una Pasqua serena, di rinascita per tutti noi, e profumata. Allora, ho selezionato dei profumi in travel size o in size piccola, e ce n'è anche uno, c'è un moscerino, anche uno che è proprio un sample, però generoso. Non so se li porterò tutti, non so se saranno poi questi la scelta definitiva, ma sono comunque delle proposte che vi faccio per questi giorni di vacanza, per staccare. Allora, iniziamo con un profumo che adoro e che prima o poi, quando questo sarà finito, prenderò in full size. Questa è una travel size di Uniqlo, che vende profumi, insomma, artistici di nicchia per poterli provare. Questo è il loro formato, che mi sembra sia tra gli 8 e i 10 ml, quindi comunque è un formato abbastanza generoso. Con Uniqlo potete fare l'abbonamento, quindi ogni mese, diciamo, potete scegliere una fragranza tra il loro catalogo di profumeria di nicchia. Mi sembra costi intorno ai 18 euro, una cosa del genere, che è un prezzo molto molto interessante, perché le travel size di profumi di un certo tipo, spesso, quando le trovate, perché non sempre vengono venduti profumi in travel piccole, però queste tipologie di profumi, però qua, se le trovate, le pagate molto molto di più. Allora, di cosa sto parlando? Di Delina, il famosissimo Delina, profumo conosciutissimo di Parfum de Marly. Eccolo qua, questo è un profumo che io adoro, è un profumo stupendo, meraviglioso, è il profumo che sa di rosa, ma non ha la rosa, perché ha una nota di peonia. È un profumo molto femminile, molto girly, non è bon ton, però è delicato, ma è allegro, vivace, simpatico e iper persistente. Davvero, questo dura tantissimo. Secondo me è il profumo Delina di Parfum de Marly perfetto per la primavera, ma va bene un pochino tutto l'anno. È un po' l'equivalente di quello che è stato il Coco Mademoiselle per tanto tempo, ai giorni d'oggi interpretato da una nicchia abbastanza commerciale. È un profumo che ha avuto tantissimo successo, di commerciale non ha la sua popolarità, nell'ambito della nicchia purtroppo non ha il prezzo, perché questo è un profumo che costa molto, però ha altissime prestazioni. Delina di Parfum de Marly poi è stato declinato in altri due flanker, c'è l'exclusive e c'è anche la versione più leggera, che mi sembra si chiami Low. Io ho di entrambi gli altri due flanker dei dupe, che adoro anche molto, però vi devo dire che questo, il capostipite, è il mio preferito. Questo formato dura tanto, perché ce l'ho già da un bel po' di tempo e l'ho usato già diverse volte, ma come vedete ne basta davvero pochissimo. Quindi questo qui potrebbe essere il profumo per tutto, per tutte le occasioni, ovviamente per chi ama quei profumi freschi, frizzantini, apertura di frutti rossi. Io di Delina ve ne ho già parlato, ora non vi voglio snocciolare le note olfattive, però ha questa apertura di frutti rossi, si sente da qui, e questo cuore molto femminile, di fiori femminili, in cui predomina la peonia, che ha praticamente una fragranza simile a una rosa rugiadosa molto fresca, però non ha quel sentore vintage del profumo che ha la rosa. Ecco, quindi se non amate la tendenza della rosa a diventare un pochino un profumo retro, Delina è perfetto per voi. Durata estrema. Poi vi devo parlare di un profumo che secondo me è perfetto anche lui per la primavera, di Giardini Toscana. Io ho un sample che è celeste. Secondo me, tra i profumi di questo brand, è quello che trovo più indicato proprio per la primavera. Vi prendo in questo caso però le note olfattive,
È un profumo che sa di alba, luminosa e cristallina, di una nuova stagione, di nuove avventure, di nuovi inizi, anche un profumo fresco, pur avendo comunque sempre un cuore, un fondo di ambra, perché qui abbiamo anche delle note di sintesi, tra cui l'ambroxan, ed è femminile perché ci sono note di iris e violetta, quindi è un fresco agrumato con iris e violetta e caldo. Cioè, è il profumo che ha tutto. Io di Giardini di Toscana ho un altro profumo che sarebbe anche indicato, ve lo prendo perché ce l'ho qua, per questa stagione che è la loro colonia, la Colonia Nobile. Di questo ho fatto anche un mini video, che questo è il formato dei profumi attuali di Giardini di Toscana, però questo è grande, è pesante, quindi non va bene per portarselo in vacanza, ma anche lui sarebbe perfetto per questa stagione, la Colonia Nobile va sempre bene. Questa è un'ottima alternativa. Celeste è un profumo che piace a tutti, secondo me, anche abbastanza unisex, ma io lo trovo molto delicato. Allora, abbiamo in testa note marine e una nota di sintesi. Poi nel cuore abbiamo violetta, raspberry, sapori esotici. Nel fondo vanillina e ambroxan. Quindi è comunque un profumo che apre con queste note marine che fanno pensare appunto a un settore però anche di pulizia. Celeste, il nome richiama un po' il colore del mare, ma un po' anche un'alba pulita. Ecco. Poi nel cuore abbiamo questi sentori di fiori e frutti rossi, che è un'accoppiata che sta andando tantissimo, che appunto la ritroviamo anche qui, e nel fondo vanillina e ambroxan, che sono note piuttosto calde, quindi anche leggermente gourmand questo profumo. Poi passiamo a un altro profumo in travel size, questa è la size da 10 ml, di Dédé Arte Profumata, e secondo me per la primavera ci sta tantissimo, Lilà Soave, questo è un profumo delizioso, l'ho spruzzato di qua. È un profumo buonissimo, davvero. La nota di lilà è una libera interpretazione perché è un profumo che non ha una sua caratteristica olfattiva predominante, quindi questo profumo è un profumo di fantasia, una creazione artistica che vuole richiamare appunto delle emozioni che trasmette questo fiore. Lilà Soave fa pensare a una teenager adolescente che vive in una sua cameretta quasi borotalcata con questo color lilà, appunto, che è molto femminile, che richiama anche l'innocenza, la purezza, ma anche una sorta di malizia che sta per iniziare. È il profumo della giovinezza che si affaccia, è un profumo molto molto talcato. Questo qui è molto molto femminile. E abbiamo in apertura il fiore di lilà, nel cuore la nota di liquid ambar e nel fondo la vaniglia. Di cosa sa? Sa anche qui un po' di pulizia talcata, ma molto molto soave, molto soffice. È un profumo tendenzialmente dolce in cui si avvertono delle note di fiori che non sono chiaramente percettibili, ma che vi fanno pensare comunque a una nota femminile floreale molto molto delicata, ed è un profumo che ha un'ottima persistenza. E infine, questo è anche un profumo che va sempre bene e che io ho in travel size, in una size piccola da 30 ml, non è tanto piccola, il Green Tea di Elisabeth Arden, un nome, una garanzia. Questo è un profumo che lo si può sfruttare appunto davvero tanto nelle stagioni, nella bella stagione. Questo formato è davvero perfetto per essere portato, diciamo, fuori per un weekend, per una vacanza molto breve. Ed è un profumo che vi spinge a stare all'aperto. Questo qui, il Green Tea, è un passepartout, è questa fragranza sferzante, un po' aspra, che sa di pulito, ha anche note vagamente che fanno pensare al verde, è un tè verde, ecco, una nota di tè verde molto agrumata, molto delicata, rinvigorente, però anche rasserenante. In questo caso mi sembra che sia, no, è un eau parfumée, non è una eau de toilette, però ha una durata equivalente a una eau de toilette, quindi non è un profumo molto molto invadente, ma vi devo dire, secondo me ci sta benissimo per i primi momenti da passare, insomma, all'aperto e ricominciare a vivere. Io vi auguro
buonissime feste di Pasqua, vi mando un abbraccio dal profondo del mio cuore, state bene e ci vediamo presto sul mio canale con nuovi video. Baci, ciao!